Questa è la storia di una grandissima stima tra colleghi che si ficca dentro una storia di una grandissima amicizia interpersonale che alberga all'interno della storia della probabilmente più forte rivalità calcistica inglese, squadra di Londra esclusa. Gli scenari appartengono al Liverpool e al Man United, Manchester United. I protagonisti sono Bill Shankly, William, detto Bill Shankly, e Alexander Matthew, Matt Busby. Sono due allenatori scozzesi. Busby è 4 anni più anziano di Shankly. Busby è del 1909, Shankly è del 1913. Entrambi provengono da famiglie che hanno conosciuto un percorso di vita costellato di sacrifici e poi approdano al mondo del calcio. È il 1959 e quando il presidente del Liverpool fa chiamare Shankly, che già ha alle spalle qualche campionato con squadre di secondo piano alla guida tecnica, quando lo fa chiamare appunto è di fronte a un bivio. Liverpool è una città fiaccata. Liverpool è quella è la città che esce probabilmente peggio dalla guerra, perché la forza di Liverpool è sempre stato il suo porto che esce fisicamente devastato dal secondo conflitto mondiale. La città non riesce più a ripartire, la squadra ha preso alla città. L'ultimo titolo è stato conquistato nel 47, siamo nel 59 appunto, ma Liverpool in nessun modo riesce neanche a proporsi. La città è fiaccata. Ha bisogno di una spinta, di un rilancio. Quel rilancio che avverrà? Avverrà su due fronti contemporaneamente, quello del calcio, del football, del Liverpool appunto, e quello della musica, perché proprio da Liverpool negli anni successivi, ormai ci siamo quasi, partiranno i quattro che cambiano la storia della musica, partirà la leggenda dei Beatles. Ma torniamo a Bill Shankly. Lui è spigoloso, Shankly, e anche molto dissacrante, soprattutto una persona dai principi rigidissimi. I principi riguardano l'etica, riguardano l'onestà e il senso dell'impegno, del lavoro e di rispetto per il tifoso, che alla fine è quello che paga per vedere lo spettacolo. Ma Shankly non è uno che le manda a dire. E quando... con fare spocchioso, il presidente, una volta che hanno praticamente trovato l'accordo, gli chiede: Shankly, Mr. Shankly, lei è contento quindi di allenare il club più importante del paese o addirittura del mondo? Con aria un po' strafottente, Shankly risponde: ma perché, mi scusi, Matt Busby si è ritirato? Matt Busby, in quel 59, è l'allenatore storico del Manchester United. Ora, la rivalità tra Liverpool e Manchester è già molto forte, ma fare questa battuta lasciando intendere quindi che il Liverpool deve mangiarne di pane per arrivare al Manchester è qualcosa di importante che fa probabilmente arrivare il rapporto già al limite della chiusura prima ancora che cominci. Ma questa cosa invece piace al presidente del Liverpool, questo approccio. Ma chi è Matt Busby? E Matt Busby, lo abbiamo già detto, è un allenatore scozzese dell'anima del Manchester United. Ma perché Matt Busby è già un eroe in quel 1959? Dobbiamo riavvolgere il nastro di qualche tempo. È il 6 febbraio del 58. Lo scenario è la pista dell'aeroporto di Monaco. È sera, piove, fa freddo, la visibilità non è buona. Il volo che da Belgrado sta per riportare a Manchester la squadra dello United ha fatto scalo tecnico appunto a Monaco. La squadra è andata a Manchester a Belgrado su precisa volontà del suo tecnico e manager Busby, che ha fortemente voluto la partecipazione alla neonata Coppa dei Campioni, cosa che la federazione inglese invece non gradiva. Busby si impunta, il Manchester
va a giocare questa partita di Coppa dei Campioni. La federazione fa sapere che nessun ritardo eventuale rispetto a voli, collegamenti, maltempo sarà tollerato rispetto alle partite successive di campionato per le squadre che andranno a giocare in Coppa dei Campioni, in questo caso quindi solo il Manchester, perché solo uno andava. In buona sostanza il tempo è pessimo, però l'aereo non può aspettare. Provano tre volte a decollare, poi si pentono, poi alla fine ci riprovano ancora. L'aereo rulla e prende velocità. Il velivolo non si stacca mai da terra, non riesce a decollare, scivola, pattina sul ghiaccio e si infrange contro un edificio a fine pista. Muoiono tra gli altri 8 giocatori del Manchester. Si salva per miracolo l'allenatore Busby, ma poi veramente per miracolo gli danno 2 volte l'estrema unzione. Dopodiché ricomincia a ricostruire la squadra, per una promessa che fa a se stesso e alla città di Manchester: noi entro 5 anni rivinceremo un titolo e ce ne vorranno 10 per portare a casa la Coppa dei Campioni, la sua fissazione, l'unica Coppa dei Campioni, la prima in quel momento. Quindi questo è Busby. Shankly dà fiducia al Liverpool. E il Liverpool riparte, inizia a vincere. Ma in tutto ciò, mentre il Liverpool conquista gli scudetti negli anni successivi e, come detto, insieme ai Beatles, torna a riportare Liverpool al centro dell'attenzione, in tutto ciò Shankly non solo non rinnega, ci mancherebbe mai, l'amicizia con Busby, ma se la va a cercare. Nei momenti più difficili del Liverpool va a chiedere consigli all'allenatore del Manchester, al suo amico Busby, dal quale non si scostano mai, sarà, come detto, la comune provenienza scozzese. Shankly è uno che lavora per la gente, uno che è convinto, ad esempio, che alla partita bisogna andare, lui debba andare in autobus. Sì, la squadra ci va per i fatti suoi, lui raggiunge lo stadio in autobus perché vuole mescolarsi con la gente, perché lui pensa che alla fine è bello per il tifoso avere la possibilità, prima della partita, di confrontarsi con l'allenatore sulle scelte che l'allenatore farà. Una visione veramente romantica, veramente da altri tempi. Probabilmente da Busby Shankly prende la visionarietà con il club in seconda divisione, perché quando arriva lui in seconda divisione dice di volerne fare il club più famoso del mondo. Fa il paio con quanto detto da Busby rispetto alla risurrezione del Manchester dopo la tragedia dell'aeroporto di Monaco. E Shankly è così. Shankly è quello che si rivolge quotidianamente alla curva, alla COP dell'Anfield Road, è quello che fa mettere un cartello nell'uscita, dove c'è l'uscita verso il campo dei calciatori, "This is Anfield Road", per far comprendere a propri calciatori e ad avversari di chi fosse casa quello stadio. Amava dire, a proposito dell'Everton, il cui nome non riusciva neanche a pronunciarlo, l'altra squadra di Liverpool: a Liverpool esistono solo 2 squadre, il Liverpool e la primavera del Liverpool. E poi diceva anche: il calcio non è questione di vita o di morte, chi pensa questa cosa è un pazzo. È molto di più, infatti. Questo era Bill Shankly, un po' il paio con lo scanzonato modo di vedere di Matt Busby, anche lui un maniaco come Shankly dei particolari tecnici e tattici. E però, quando arrivavano le ore imminenti rispetto alla partita, quando la gara incombeva e la tensione saliva, a quel punto faceva marcia indietro e lasciava i suoi calciatori liberi e li lasciava andare in campo, sempre con la solita frase. Il buon Busby diceva ai suoi calciatori: adesso, quando tutti si aspettavano ancora indicazioni tattiche, adesso andate là fuori a divertirvi e, se possibile, cercate di passare la palla a persone con la maglia come la vostra, rossa solitamente. Questi sono i due amici che fecero la storia del Liverpool e del Manchester. E quando a soli 68 anni Bill Shankly lascia questo percorso terreno, Matt Busby, tecnicamente il suo rivale numero uno, ma in realtà il suo vero fratello, si chiude in un silenzio rispetto alla figura di Shankly e a ciò che ha fatto per il Liverpool, che non violerà mai più, fino a quando lui, a sua volta, non chiude il suo cammino terreno, cosa che però avverrà molti anni dopo. Anni che, nel rispetto di Shankly e di ciò che Liverpool e Manchester sono stati l'uno verso l'altro, non sarà più violato. Voglio essere ricordato solo come uno che ha lavorato onestamente per permettere alla gente di Liverpool di divertirsi. Bill Shankly.